Sono nato a Riva di Trento, oggi Riva del Garda, il 17 luglio 1896. Mia madre, Luigia Brunati, proveniva da Tenno di Riva. Il suo ceppo pare affondasse le sue lontane radici in terra toscana. Scomparve venticinquenne, un anno dopo la mia nascita, mentre ero a Baglia. In non aver neppure conosciuto mia madre, il non averla avuto a fianco su questa. Aiola che ci fa feroci, assillò la mia lunga esistenza e contribuì ad orientarmi verso il pessimismo e la solitudine. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Vi spero sempre in forma piena, splendida salute, sempre interessati al dialetto. Vedete che oggi ho iniziato in un modo così fuori dell'ordinario e quindi vi dico subito che oggi non vi parlerò di grammatica dialettale, di verbi, non vi dirò i soliti vocaboli, non vi leggerò poesie dialettali, perché oggi voglio parlarvi di questo personaggio di cui avete sentito adesso le sue note, l'inizio meglio delle sue note autobiografiche. Perché questo personaggio, ma perché è un personaggio che spesso vi ho citato quando vi ho parlato di Giacomo Floriani, il poeta Alto Gardesano di cui Letto o io o qualcun altro le sue poesie e spesso vi dicevo appunto di Riccardo Maroni. Riccardo Maroni che è stato un po' il mecenate di questo poeta e vi ho spesso parlato di questo libro, I Cinque Canzonieri in dialetto rivano, stampato per opera di Riccardo Maroni nel 1982. Quindi Floriani era già scomparso da, nel 68, quindi da 14 anni. E, Naturalmente mi sembrava opportuno e giusto presentare questo personaggio, quindi Riccardo Maroni. Vi dico subito che io non sono all'altezza ovviamente di presentarlo perché non l'ho conosciuto se non attraverso i libri. Ma io ho la fortuna oggi di avere qua due personaggi che l'hanno conosciuto da vicino, hanno intrattenuto con lui proprio rapporti di amicizia, di corrispondenza anche epistolare. Allora, il primo. Ospite è Tullio Rigotti, che i telespettatori di Telegarda, coloro che seguono questa trasmissione, ben conoscono perché è stato ospite della mia trasmissione, più volte sta fralando, portando a realizzazione il libro insieme all'architetto Gino De Bonetti, El Nos Parlar de Nac, sul dialetto di Nago, che vi anticipo sarà presentato probabilmente, anzi sicuramente a novembre, nella rassegna dell'editoria gardesana, in quel di Nago certamente. Tullio Rigotti appunto ci dirà come mai ha conosciuto Riccardo Maroni. Il secondo ospite altrettanto gradito che non abbiamo mai avuto, ma che abbiamo per la prima volta che magari lo potremo avere anche in altre occasioni è Vincenzo Passerini. Grazie anche a Vincenzo che altrettanto bene ha conosciuto Riccardo Maroni da vicino fino alla sua morte che vi ricordo è avvenuta nel 1993. Era nato nel 1896, quindi stava quasi per raggiungere i cent'anni. Bene, chiusa quindi questa introduzione veloce perché non voglio perdere, far perdere tempo ai nostri ospiti, perché l'importante è parlare di Riccardo Maroni, che vi ricordo non è Giancarlo Maroni, erano cugini, Giancarlo Maroni è ovviamente è il famoso architetto che ha progettato il vittoriale degli italiani di D'Annunzio, ha progettato la centrale di Riva. Tutto quel, tutto quel complesso che oggi è patrimonio della Fraglia della Vela di Riva, quindi sono cugini, ma Riccardo Maroni ingegnere, Giancarlo Maroni architetto. Noi parliamo di Riccardo Maroni. Allora, Tullio, spiegami come mai a un certo punto hai conosciuto Riccardo Maroni. Ecco, diciamo che la mia conoscenza con Giancarlo Maroni è stata quasi inizialmente per caso. Ritorniamo dietro col tempo. La prima cosa che ho. Visto, diciamo, è stato un giornale fatto, scritto da Elio Conigi, l'Adige del 1965, dove questo giornalista descriveva la, una parte di, della prima guerra mondiale sui confini, partendo dall'Orteles fino, a, fino eh, sul Carso. Questa puntata parlava invece Val di Ledro e Monte Baldo. In questa eh, pagina, diciamo, descriveva appunto le fughe fatte da Domenico Rigotti, mio bisnonno, attraverso i Floriani e Riccardo Maroni. Lì è stata la prima conoscenza che ho avuto io con, eh, con Riccardo Maroni. Sì, perché appunto, scusa, Riccardo Maroni racconta appunto che lui la conoscenza la è avvenuta proprio in queste occasioni Esatto poi è eh, passato un po' di tempo e eh, ho letto sul giornale che c'era questa serata su Giacomo Floriani a Riva al Palazzo dei Congressi è stata un'occasione anch'io per andare a cercare un po' di notizie di questi Floriani e del Maroni alla fine, alla fine serata l'allora Assessore della Cultura eh, Molinari, Molinari mi diceva che appunto Riccardo Maroni è ancora in vita, con la mia stupore perché dico uno della prima guerra mondiale è quasi impossibile che ci sia in vita. No, no, dice guarda che eh, abita in via Zara, numero 22 a Trento. Beh, io non ho aspettato un paio di giorni ma eh, la, mia volontà, la mia volontà è di andare a, a conoscerlo e sono partito con un po' in quei, dubbi, quei dubbi, perché magari non so se mi accetta o non mi accetta, Io ho sentito sul giornale addirittura che eh, i rivani facevano anticamera prima di essere eh, accolti, Beh, sono partito e sono arrivato a Trento, davanti, davanti a un palazzo di una trentina di appartamenti, suono, neanche finito a suonare, le dico, sono rigotti di nago. Venga, venga avanti subito. Mi ha aperto la porta, ho fatto le scale e ho trovato questo eh, signore davanti con la porta. Scusa, eh, di che anno parlavi questo? Questo dell'88. Ah, quindi pochi anni prima della morte. Cioè, io l'ho conosciuto già... per cinque anni. Per cinque anni. anni Dall'88 sì. fino alla morte. Naturalmente la mia. Eh, conoscenza su Riccardo Maroni era anche per, perché stavo facendo delle ricerche sul bisnonno, quindi mi interessava perché Riccardo Maroni è stato uno dei 70 fuoriusciti che attraverso il Monte Baldo, aiutato da Domenico Rigotti, è andato nella cognata Italia. Sì, perché scusa, voglio ricordare ai nostri amici che eh, Tullio fa parte del gruppo culturale di Nago, mi piace sì, ricordarlo questo, sì, certo. che stampa quel bellissimo, quella bella pubblicazione, La giurisdizione di Pesca. Esatto, eh, esatto. E quindi vale la pena ricordare. Sì, quello, che è, è per stato merito stato a tu e di altri che teniamo vive le nostre tradizioni, il nostro passato, certo. certe storie, che altrimenti, personaggi che altrimenti certo. scompaiono. Ecco, da, da lì eh, diciamo, eh, sono stato sempre ben accolto per cinque anni. Addirittura le eh, facevo vedere appunto il menabò di quel libro fatto dal, dal Bertassi, con l'aiuto del Bertassi che qui ringrazio. Cesare Bertassi. Ecco. E, e lì sono sempre stato ben accolto. È nata anche una per corrispondenza me, epistolare, no? Corrispondenza Lettere, epistolare, eccetera. esatto. E poi eh, sinceramente mi, mi sembrava di trovare mio nonno che raccontava sulla Prima Guerra Mondiale. Con i suoi amici da Mano Chiesa, Cesare Battisti, per me erano visti solo sui libri comunque siccome è una trasmissione questa inserita nel discorso dialettale si può parlare anche in dialetto mi eh. pareva <ride> minono, te puoi dire. mi esatto, pareva proprio esatto, minonote esatto. eh, eh. ma è difficile parlare in di dialetto si, okay. parla sempre. si sì, cerca di, di fare mezzo diciamo e mezzo che per volte. le tue ricerche ad un certo eh. punto hai conosciuto Riccardo Maroni ed eh, esatto, Maroni. è partita questa, questa eh. amicizia che è durata fino alla morte ecco. io, e oggi conservi del materiale appunto. certo, io posso dire anche questo che Riccardo Maroni era uno personaggio fuori dal suo tempo perché era un personaggio che eh, te dicevi qualcosa e lui rispondeva subito e era sincero quello che pensava diceva e, dire, e quindi madre. certe volte era un po' ecco eh, non dico mal visto ma però era eh, un po' criticato quindi perché non era, era vero sincero. insomma che bisogna fare anticamera scusate se ogni tanto parlo dialetto ma una trasmissione per il dialetto, certo. quindi non è vero tutto quello che si diceva. T'ha accolto volentieri e da lì è iniziata questa amicizia. Esatto. Bene. Io per cinque anni sinceramente mi invanto e sono veramente contento di aver conosciuto. Grazie Tullio. A Vincenzo attualmente chiedo la stessa cosa, come è nata questa conoscenza, però poi a te chiedo un po' di delineare in forma sintetica, perché la nostra trasmissione dura poco, questa biografia di questo personaggio, insomma. Sì, innanzitutto grazie per avermi invitato a parlare di Riccardo Maroni perché lo faccio molto volentieri. Eh, io Riccardo Maroni l'ho conosciuto nel 1978, io lavoravo alla, come bibliotecario alla biblioteca di Brantonico e eh, avevo le pubblicazioni di Maroni perché Riccardo Maroni, dobbiamo dirlo subito, è importante perché è stato forse il più grande editore trentino del Novecento, però ha fatto l'editore per passione, non era la sua professione. La sua professione era quella dell'ingegnere, ingegnere civile, quindi costruiva eh, ponti, costruiva edifici, ha lavorato per 40 anni alla SCAC di Mori, che qualcuno di coloro che ci ascoltano sicuramente... Se la ricorda un'impresa importante che ha segnato per tanti anni la storia del, dell'edilizia e dei lavori pubblici in Trentino. Quindi Maroni, nelle sue pubblicazioni, poi ricostruiremo il suo percorso su come è diventato editore, ma intanto diciamo come l'ho conosciuto: eh, pubblicò un volumetto dedicato ad un artista polacco figlio di un artigiano di Brentonico che aveva lasciato la sua terra per seguire l'armata napoleonica che andava verso la Russia quindi stiamo parlando del 1811 no? la famosa campagna di Russia di cui poi parla Tolstoi in Guerra e Pace ecco. e questo artigiano di Brentonico che si chiamava era eh, di cognome... Eh, Andriolli, di qui gli Andreolli poi, almeno in parte, eh, poi si fermò in Polonia, continuò a fare l'artigiano per tutta la sua vita e suo figlio divenne un famosissimo illustratore di libri e di classici polacchi. Riccardo Maroni dedicò un volumetto a questo artista di origini trentine, famosissimo in Polonia, ma sconosciuto. In Italia e in Trentino. Allora, io, che lavoravo in biblioteca e che venni a conoscere di questa pubblicazione sul Vero Michele Andriolli, siccome era di origini di Brantonico, io ero Brantonico, decisi di invitare Maroni e Brantonico a presentare il libretto. Con lui venne anche l'autore che era il professor Zimanski, polacco, col quale Maroni aveva già fatto altre pubblicazioni, e da lì nacque. Un'amicizia che durò fino alla morte. Per 15 anni ho frequentato Casa Maroni, ho scritto tanti articoli su di lui, anche alcuni studi. Maroni mi considerava il suo biografo, oltre che anche il suo collaboratore, perché faceva anche da tramite con la biblioteca di Rovereto, alla quale Maroni ha donato poi gran parte del suo che la sua Artiglio. biografia tu l'hai anche scritta no? su quel bel libro dedicato ai 13, se non sbaglio, i eh, personaggi importanti insomma, su quel libro. Sì, in un volume uscito nel 92 quindi l'anno prima che Riccardo Maroni morisse, io scrissi il profilo biografico di Maroni, lui vivo, e quindi ovviamente glielo feci vedere prima di pubblicarlo per capire se c'erano degli errori se c'era qualcosa le di, o... impreciso, certo. perché Maroni era um, estremamente, pignolo. Eh, estremamente pignolo, ma giustamente pignolo, preciso, non tollerava le superficialità, eh, le chiacchiere, le cose fatte in fretta. Ecco, in questo modo io ho conosciuto, ho conosciuto Maroni. Il fascino dell'incontro con questo personaggio era che... C'era più di mezzo secolo di differenza tra di noi di età, e quindi parlando con lui io ripercorrevo tutto il Novecento. Allora, lui mi parlava di Damiano Chiesa, come ha ricordato eh, Rigotti. Eh, Damiano Chiesa per me era un personaggio che apparteneva ai libri di storia. Certo. Eh, lo vedevi così vicino? Lui era stato compagno di classe di Damiano Chiesa e Rovereto e poi erano stati assieme a Torino. Ma riprendendo la sua partenza, no, la lettura di questa autobiografia, che è poi un, un, un volumetto che trascrive una sua conversazione fatta alla RAI di Trento, dove racconta la sua vita, ecco, Maroni... Eh, Riccardo Maroni nasce da questa famiglia eh, originaria di, del, di, Ledro, di, di Pieve di Ledro, dove il nonno eh, faceva il fornaio e lui ricordava sempre che il nonno diede i pani ai garibaldini no? nel 66, adesso c'è l'anniversario. Certo. E quindi questa origine risorgimentale è ha fatto da impronta alla famiglia Maroni, tanto è vero che Maroni crebbe con lo spirito dell'irredentista, del mazziniano, eh, proprio perché l'aveva assorbito, respirato nella sua famiglia fin appunto da, da questo incontro del nonno con i Garibaldini nella famosa campagna del 66. E poi la famiglia si trasferisce a Riva del Garda, il papà apre un negozio a Riva del Garda, lui fa le elementari a Riva del Garda, anche le medie, e poi frequenta la famosa scuola reale elisabettina di Rovereto, che era una scuola tecnica tutta speciale, perché ce n'erano solo due in Italia, l'altra era Trieste, nell'Italia diciamo che faceva parte dell'impero austro-ungarico, una grande scuola con professori di grandissimo livello, una scuola tecnica, tecnica commerciale, una, un insieme, oggi potremmo dire, tra istituto tecnico, istituto per geometri e in parte anche di, di, ragione, di ragioneria, no? Eh, però aveva anche una grande impronta umanistica. Quindi imparano anche a, ad amare l'arte, la letteratura e, e questa impronta rimarrà sempre a Riccardo Maroni. Eh, lui si diploma nel 14, eh, si diploma nell'estate del 14 quando c'è la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, quindi quando scoppia la prima guerra mondiale. Una volta diplomato, Riccardo Maroni decide di iscriversi al Politecnico di Vienna e quindi va a frequentare l'Università di Vienna. Allora era tipico per, coloro che volevano, per i Trentini che volevano frequentare l'Università fare due anni a Vienna o a Innsbruck e poi magari fare gli altri due anni in una eh, università italiana oppure laurearsi, laurearsi a Vienna e poi fare una seconda laurea in Italia, in modo che la doppia laurea consentisse loro di lavorare sia nell'impero austro-ungarico che nel Regno d'Italia. Maroni quindi si iscrive al Politecnico di Vienna, però di fatto lo frequenta solo per un paio di mesi, perché nel dicembre del 15 ci sono già le prime avvisaglie dell'imminente guerra tra Italia ed Austria. E quindi lui è un irredentista, lui è un mazziniano, lui vuole che il Trentino sia unito all'Italia. Voi sapete, è dibattito anche di questi giorni, degli anniversari, che i Trentini erano spaccati tra coloro che volevano rimanere con l'Austro-Ungheria e coloro che volevano l'aggregazione al Regno d'Italia. E poi c'era anche la massa di coloro che stavano a vedere come... Come andavano le cose, come spesso, come spesso capita. Eh, Maroni apparteneva al filone eh, mazziniano risorgimentale. Quindi, nel momento in cui sente che eh, la guerra tra Italia ed Austria si avvicina, eh, lui dice: Io debbo scappare, fuggire nel Regno d'Italia perché eh, no, non voglio essere arruolato nell'esercito. Nell'esercito austro-ungarico, il mio posto è con gli italiani per cercare di. e quindi ehm... diventavo un traditore insomma, in poche parole, come è successo con altri. Ma Anche qui un dibattito notevole. Sì, allora eh, diciamo che eh, la questione di, 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 di tradimento o non tradimento la lasciamo a, ad altri, ai posti. Eh, era un irredentista. Eh, tutti quelli che lottano per una causa eh, sono considerati traditori dal potere Becchiato. che c'è in quel momento. Anche Gesù è stato considerato un traditore dal potere politico romano e dal, e dal potere religioso ebraico. Eh, giusto per, far, per, per, per riferirci a qualche esempio. Quindi. Dipende dai punti di vista. Se lo guardiamo dal punto di vista del potere dominante, è un traditore. Certo. Se lo guardiamo da coloro che contestano il potere dominante, è invece un, un aspirante alla libertà, a, un no? patriota. Eh, un patriota, diciamo, del, del, un, un, uno che vuole eh, qualcosa che ancora non c'è, ma a cui aspira da tanto tempo un, una parte di, di Popolo. Insomma. E quindi arriva Maroni, lascia Vienna, viene, viene a Riva del Garda, prende contatti con Giacomo Floriani che conosce in quella circostanza. Floriani lo mette in contatto con la guida Domenico Rigotti, di cui ci ha parlato Tullio, eh, tutto naturalmente in segreto. E la guida Domenico Rigotti lo aiuta ad attraversare di notte il confine, attraverso il Baldo, le pendici del Baldo, entrare nel Regno d'Italia. Maroni poi si reca a Torino e, e là ritrova l'amico di studi roveretani Damiano Chiesa. Lì entrano a far parte del circolo dei Trentini Irredentisti, pubblicano anche dei giornali Irredentisti. Quando scoppia la guerra, non fugge, si arruola nell'esercito italiano. Quindi, qualsiasi opinione si possa avere sugli Irredentisti, di sicuro bisogna che tutti riconoscano che avevano del coraggio, perché loro non sono scappati dall'Austria, no? sono fuggiti per, per abbracciare un'altra causa e quindi loro sapevano che rientrando in Trentino, se li avessero presi non sarebbero stati prigionieri di guerra, sarebbero stati fucilati. È, è il destino che capitò a Damiano Chiesa, a Cesare Battisti. Eh, quindi Riccardo Maroni si arruolò nell'esercito. Arriva con l'esercito italiano in Trentino, combatte su diversi fronti, anche fuori dal Trentino, anche qui sul Monte Baldo, a San Giacomo di Brentonico. E poi finita la, guerra, eh, finita la guerra, si impegna ad esempio anche nell'aiuto nell ai profughi che erano rientrati. No, I profughi nostri che avevano dovuto lasciare le proprie case, che erano rientrate e, e che non avevano più niente. E, Maroni si iscrive al Politecnico di Torino e si laurea nel 22, quindi, diventa un ingegnere civile. Diventa un ingegnere civile e per tutta la vita farà l'ingegnere civile. Lo farà con la ditta. Eh, Scac di Mori, che era specializzata in prodotti di cemento per l'edilizia, per, per i ponti. Ecc. Quindi lui costruirà ponti, costruirà edifici in Italia e all'estero, però la sua fama non è legata alla costruzione dei ponti, ma alla costruzione dei libri, certo. perché lui sarà poi un grande costruttore di libri. Che no? Hai detto forse il più importante editore. Di quegli anni hai detto. Sì, Maroni ha lasciato un patrimonio una, di una novantina di volumetti sugli artisti trentini e su personaggi della cultura trentina che restano come un caposaldo dell'editoria trentina del Novecento, sia per la qualità del prodotto, libretti piccoli molto ben curati scritti da autori anche importanti perché lui andava a cercarli in tutta Italia, in tutta Europa, anche autori stranieri, eh, esperti, docenti universitari. Eh, quindi lui ha costruito un piccolo monumento alla cultura trentina del Novecento, che resta, resterà per sempre, perché ancora oggi i suoi librettini sono un punto di riferimento per chi... Deve eh, studiare, affrontare taluni personaggi che hanno segnato la storia eh, dell'arte, della cultura eh, trentina, anche, anche del, del, teatro, del teatro popolare trentino. Basti pensare a Dante Sartori. Eh, sì, però Vincenzo di anche qualcosa su Floriani, cioè l'amicizia di Floriani con Maroni e viceversa. Ma devo dire innanzitutto che quando si parlava di Floriani, a Maroni venivano sempre le lacrime agli occhi, cioè perché è stata un'amicizia eh, veramente forte per tutta la vita. Bisogna ricordare che Maroni pubblicò le prime poesie di Floriani nel 1928 e furono le sue prime esperienze di editore quando lui ancora lavorava eh, come ingegnere alla SCAC. E quindi lui cominciò a fare l'editore per passione, pubblicando generosamente le poesie di Floriani, quindi è stato lui a farlo conoscere, è stato lui a valorizzarlo. Eh, lo faceva sempre gratuitamente, lui fatto... Maroni era un personaggio tanto rigoroso, tanto austero, tanto severo, quanto generoso e di grande cuore. E quindi nei confronti di Floriani lui ha avuto sempre un atteggiamento di... Eh, del valorizzatore della sua poesia, perché lo riteneva il più grande poeta dialettale Trentino. Quindi non solo li pubblicò poi cinque volumetti che poi raccolse alla fine della sua, chiamiamola, carriera di editore, eh, se così possiamo dire, quel volume certo. che lei ha in mano, quelli, i cinque canzonieri che sono dell'82. Sommano i cinque volumetti che lui aveva pubblicato dal 1928 in poi. Ma non solo, l'amicizia con Floriani di Riccardo Maroni si concretizzò anche nella storia della baita. No? Perché Floriani, che era povero, eh, aveva un sogno, aveva il sogno di una baita di montagna e Maroni decise all'indomani della seconda guerra mondiale, parliamo del 1946 ai 3-4 anni seguenti, di donare a Floriani una baita in montagna. Maroni mobilitò la chat di Riva, associazioni, enti pubblici, privati, raccolse offerte, mobilitò decine di volontari, fece il progetto della baita sui monti di Riva e alla fine la baita di montagna fu costruita e fu regalata a... Floriani con una grande festa popolare, tanto è vero che il grande poeta dialettale Biagio Marin, che forse uno dei più grandi poeti dialettali italiani, è di grado, quindi stiamo parlando appunto di un altro dialetto del Nord Italia che conobbe Maroni, scrisse anche le prefazioni a volumetti anche di eh, Floriani, disse che con quel dono della baita d'un poeta Maroni era stato, si era dimostrato non un poeta di parole ma un poeta di fatti e di cose. E lui invidiava, invidiava Marin, questo grande poeta dialettale, invidiava Floriani perché aveva trovato un amico come Maroni che gli aveva fatto un dono così grande, cosa che, che, rest sì. che resta e, e che qualsiasi poeta può solo sognare, ma raramente può vedere realizzato. Sì, come diceva Floriani, mi vuoi una baita alla pastora, diceva questo termine interessante. Eh, ad un certo punto eh, Passerini ha parlato di Maroni quando eh, si commuoveva, gli veniva da piangere, ecco, mi viene in mente l'incontro anzi, gli incontri che aveva avuto con Livio Parisi, eh, qualche puntata fa, Livio Parisi è colui, beh, il ristoratore di Castelletto di Brenzone, che è riuscito a far intitolare la scuola di Riva per ragioniere Geometri, farla intitolare a Giacomo Floriani, certo. E lui racconta che quando è andato a incontrare Maroni con alcuni studenti, a sentire parlare di Floriani, lui si metteva a piangere. Quindi confermo quindi posso, dire... posso anche ricordare che quando ci fu l'intitolazione. A Floriani, siccome Maroni non se la sentiva di venire personalmente, mi incaricò di leggere il suo saluto. Venne anche la figlia di Riccardo Maroni, la signora Luisa, che c'è ancora, <ride> vive a Milano, magari in questi giorni è qui a Pieve di Ledro perché lei torna per tutte le estati. Torna tutte le estati nella casa di, di Pieve di Ledro, dove Maroni era solito trascorrere anche lui le estati, e quindi è altamente probabile che la signora Luisa, in questo momento, sia a Pieve di Ledro. Quando ci fu l'intitolazione dell'istituto a Floriani, appunto, eh, lessi io oh, eh, il saluto di, di Maroni, che in quel momento era già in età molto avanzata e non se la sentiva di, di, eh, di venire. Se posso aggiungere un, ancora un dettaglio, un aneddoto personale per, per dire di quest'uomo. Allora, Maroni mi ha sempre dato del lei, no? era un uomo dell'Ottocento, eh, raramente dava del tu. Ovviamente io gli davo del lei, insomma, anche se i nostri rapporti... Lui mi scrisse l'ultima lettera il giorno prima di morire, con una eh, grafia eh, un po' tremolante, però un pensiero sempre lucido. E in quella lettera gli scappò il tu. Quindi, per la prima volta nella sua vita, mi diede del tu. Eh, poche ore prima. Poche, pr poche ore prima di morire. E ecco. Conservo questo ricordo di, di affetto, eh, di stima di quest'uomo rigoroso, eh, severo, eh, attivo, ma di un grande cuore, quel grande cuore che ha dimostrato soprattutto nei confronti di Giacomo Floriani. Sì, noi a questo punto ci chiediamo qui in questa trasmissione sul dialetto e quindi dove parliamo spesso di, Flor di Floriani. Come valorizzare Floriani, la baita? Perché io sono stato su recentemente, non c'è un'indicazione. Tu arrivi alla baita, non c'è una tabella. Non una, io direi che ci vorrebbe una tabella con una biografia in italiano, sì, certo, certo. tedesco, e certo. inglese e vicino la poesia, la me baita. No, c'è già, già la poesia sulla Schiesa? Eh? Sulla chiesa, eh, è ma sulla la chiesa eh, cioè uno certo. la mette sulla baita, non capisco eh, perché sulla, sulla chiesa si, si certo. mette un, qualcosa di evangelico, ma non mm. la biografia di, di Floriani sulla chiesa. Cioè, mm. è cosa, certo. E quindi noi ci chiediamo come fare e abbiamo già progettato di andare su con Livio Parisi, con Milena Zucchelli, con Rita Pellegrini, che sono un po' le persone che ho avuto qui a recitare poesie anche di Floriani, abbiamo deciso di andare lassù, registrare alcune puntate e, lo possiamo dire provocatoriamente, prepareremo una tabella con la biografia, okay. un'altra tabella con la poesia, la me baita, e le incolleremo, incolleremo, no, ma insomma le attaccheremo in qualche modo per non rovinare ovviamente il, il muro, li attaccheremo sulla Ma eh, Scusa, e puoi mettere detto, anche una poesia il, me il me che è che abbiamo, eccezionale. Il testamento l'abbiamo già letto in una di queste trasmissioni. Per cui di Floriani abbiamo cercato di, ma se dovessimo mettere, mettere tutte, tutte. Va bene. Quindi abbiamo detto anche di rapporti Maroni-Floriani. E questa commozione che e Maroni dimostrava quando ogni volta lì si parlava di Floriani. Bene, voi avete sentito cari amici che io ho fatto pochissime intromissioni perché volevo che proprio la presentazione di Riccardo Maroni avvenisse in modo piano, leggero, semplice, eh, senza troppe interruzioni. E mi sono tolto un peso dallo stomaco, perché siccome ho parlato spesso di questo personaggio mi premeva appunto che venisse presentato appunto in questa trasmissione dove ogni tanto lo cito. Ecco, mi Premeva conclusione, ad un certo punto eh, Vincenzo diceva che era molto pignolo, difatti, io vi rileggo quello che ho già avuto modo di leggervi qualche tempo fa. No? Quando parla, ecco, dice: Ho voluto questa edizione, dice Riccardo Maroni, riguardo a questa edizione dell'82 questa edizione pre prevenendo, attenzione, prevenendo illegali iniziative altrui, sicuramente abborracciate e lardellate, sentite che bello questo, te di errori di ogni genere, accenti in particolare. Ed è per quello, con modestia, senza voler, che ho iniziato questa trasmissione, perché vedevo appunto che quando c'è gente che scrive in dialetto, lo scrive in una forma molto approssimativa. E quindi ho detto: no, qui bisogna fare qualcosa per cercare di dare un po' di regole anche al dialetto, perché il dialetto ha delle regole riguardo all'accento tonico, all'accento fonico, all'uso dell'apostrofo. Bene, fatta questa digressione, bene, penso che ormai il nostro tempo è giunto alla conclusione. Naturalmente, ringrazio a voi. Tullio Rigotti Grazie per questa sua presenza, Vincenzo Passerini, Grazie magari chissà che magari lo avremo ancora per altre. In campo dialettale, magari ha qualche curiosità da farci sapere. Quindi, grazie di nuovo, naturalmente grazie a voi. Sono sicuro di aver fatto cosa gradita agli appassionati di Giacomo Floriani, ricordando colui che è stato il suo mecenato, cioè l'ingegner Riccardo Maroni. Grazie e vi aspetto alla prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e arrivederci.